Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Furio Facchetti, che mi chiede di parlare del film del 1984, scritto, prodotto e diretto e interpretato da Massimo Troisi e Roberto Benigni, con collaborazione con Giuseppe Bertolucci. Il film di cui voglio parlare è un cult assoluto, uno dei film più divertenti che l'Italia abbia sfornato negli anni 80, ovvero Non ci resta che piangere. Troisi e Benigni che interpretano, Troisi un bidello e invece Benigni un maestro. Sono amici e soprattutto il bidello ha sposato la sorella del maestro. Quindi il bidello Mario e Saverio stanno facendo praticamente un viaggio in mezzo alla campagna mentre chiacchierano, si fermano di fronte a un passaggio a livello, passa del tempo, inizia a piovere, si nascondono, si addormentano, si ripigliano e si ritrovano nel 1400 a Frittole, in questo paesino. E quindi i nostri, una volta capito cos'è successo, cercano di adattarsi, si nascondono in una casa, si svegliano e vedono uno e piscia dalla finestra, iniziano a ridere, poi viene ammazzato da una lancia, questi incapiscono un cazzo, lì si rendono conto appunto di essere nel 1400 e vengono ospitati in casa di questo Vitellozzo, che è un grandissimo Monni, che ha una macelleria, e insomma i due iniziano a lavorare qui e poi iniziano a esserci tutti i discorsi del nostro Benigni, che in realtà, visto che una volta siamo lì, visto che è il 1490 e poco più, sta per partire Cristoforo Colombo per l'America, andiamo a fermare. Quindi Benigni si mette in testa di andare a fermare a Colombo e di lì tutte le disavventure, l'incontro con Leonardo, l'incontro con l'amore da parte di Troisi con lei, questa è la palla, faccio in ballo la palla che non smettevo più dire. È un film completamente folle, nel quale in realtà il soggetto è divertentissimo e la sceneggiatura è credibile zero, nel senso, questi non danno alcuna spiegazione del perché ci si trasporta o no nel passato, non interessa a nessuno la storia, quello che interessa è la chimica fra i due personaggi, che è fantastica. Cioè Benigni e Troisi erano al massimo livello qui e davano veramente uno da filo del torcere all'altro, cioè, ci sono battute rimaste nella storia, Mommo Segno, ricordati Momiri, morirai, e i Monni, come babbo, tutta la parte con Leonardo fa, ma questo che non riesce a capire la briscola, e quindi Benigni che le fa, questo non capisce briscola e scopa, sa un cazzo di ostruire le ossa, siamo andati a quello sbagliato, non capisce una sega, è un genio. Quando cercano di spiegargli come fare il treno, te metti due ferrovie, due binari, metti il treno, e loro lo spiegano, sì, sono geni. Caltissimo, della mia adolescenza, l'ho vista al cinema a 12 anni, l'ho visto 6.000 volte, ho il mio DVD, lo so veramente a memoria, di quei film che ho sfondato e ti mostravano ancora una volta che all'epoca Troisi era un talento incredibile, Benigni ancora di più, erano messi insieme, riuscivano a far ridere appunto anche se la storia non esisteva. Ci c'è la versione da 1:45, che è quella che è andata al cinema, che è molto divertente, e poi c'è la versione quella da 2 ore e mezzo che hanno fatto per l'home video e per la televisione, che secondo il sottoscritto invece è un po' troppo lunga, allunga un po' e spostando il montaggio di alcune situazioni rende il tutto un po' più macchinoso. Sta di fatto che originale, cinematografia, versione, director's cut, come cazzo la volete, sarà uno di quei film che quando lo guarderete vi farà morire dalle risate, perché è impossibile non ride con questo cazzo di film. È un fiorino, non ho altro da dire, cioè questo è veramente il classico film comico che adesso in Italia non ci riesce più a fare manco sotto tortura, perché hanno provato a fare Non ci resta che il crimine cercando di andare indietro nel tempo con questo sistema, e è venuto fuori una merda sconcia. Invece questi due grandi artisti all'epoca, perché ormai Benigni è ridotto a legge 10 comandamenti, a fare le flessioni su un braccio solo come Cobra invece che a fare quelle sapafà, ovvero il comio, ma detto questo all'epoca erano veramente bomba, e questo film lì dovrebbe essere in casa di tutti gli italiani che hanno davvero voglia di ridere, perché resta un capolavoro della commedia italiana, nonostante probabilmente un capolavoro non lo sia, ma lo è di comicità, perché io almeno personalmente lo trovo assolutamente esilarante e anche molto più intelligente di quello che può sembrare nella prima lettura. Quindi donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, fate il cazzo che vi pare, ma non vi dimenticate di scoprire il primo Benigni e soprattutto anche Troisi, perché erano due che fino, diciamo, uno a Johnny Stecchino e quell'altro finché un morto poverino, è gente della quale insomma si può solo imparare a fare commedie e farle con gran gusto. E quindi che vi posso dire di più, il link come ho detto è qui sotto, Non ci resta che piangere è un cult assoluto della mia adolescenza, non posso far altro che amarlo.